di sovranità non mi parlava. Tornavano ai conti. No, no. No, perché il punto è questo: il giudice chiedeva Keith, di Keith Thompson se sta nel tribunale. Quindi Keith ha preso il documento e ha detto sì, ecco Keith Thompson, perché quello è Keith Thompson, perché l'altro è Dio. Così mi è chiaro, no? Io finora ero rimasto che presumibilmente doveva essere una di quella che ha consegnato una dichiarazione di sovranità. Per cui mi chiedevo, se ha avuto quell'effetto, i poliziotti, evidentemente consegnando questa dichiarazione, deve essergli stato riconsegnato qualcosa che ne attestasse la valenza giuridica, ma sulla dichiarazione di sovranità, non sul certificato. Adesso so che il certificato. Sì. Però non mi quadravano le cose prima. Per no, no. Sì. 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 No, viaggio sì, perché dovunque vado lo porto. Quindi viaggiare, camminare, sì. Un documento unico. Sì. Ma c'è per esempio sugli aerei. C'ho il passaporto con B. Sì. Sì. Per necessità. Ah, il passaporto a sporto firmato con la sottocostrizione. Sì. Ah sì, 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 sì. Quello che dice. Qui l'hai rifatto? Sì. Yeah. Sì. Adesso l'hai rifatto mettendo BC. Sì. Sì, te l'ho accettato, io l'ho fatta apposta, mi hanno chiesto perché ho fatto quel cancelletto e gli ho detto perché sono obbligata a firmare i vostri documenti. Quindi cancelletto vuol dire quel quadratino? Sì. È la stessa cosa, vuol dire sottocostrizione, puoi scrivere o il VC oppure fare un... Oppure si può fare così. La firma in un trattato. Ma la firma l'hai fatta tutta minuscola? No. La sullo, certo, no, loro la si può mettere maiuscolo. Via coatta, sì. Oppure punto 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 firma, perché queste condizioni dove vogliono che firmi, quando ti dicono firma qui tu fai firmi così, firma. Il passaporto, io ho fatto così. È sempre quello che hai da una vita, lo stesso passaporto, perché tanto non te ne frega più niente di andare a rinnovarlo a questo punto. Tu vuoi, dai quello, sempre. Sì. No, devi rinnovarlo. Tu lo devi rinnovare, allora stai dicendo che io non rinnovo niente, a questo punto ti do sempre quello. Capito? Ti do sempre quello, ma te lo devi rinnovare. Scusa, ma cambierò la fotografia nel tempo. Non è che nel momento in cui presento un documento, presento il passaporto, no? Quindi io dico quello vecchio, adesso te lo sto dicendo così, in realtà è quello che ho capito, cioè io ho capito che il mio passaporto è sempre quello, di anno in anno se scrivo versus costriction, se mi fanno firmare, ma gli mostro quello, perché devo andare a rinnovarlo? Allora vuol dire che do ragione che sono in sistema. Sto sotto una regola del sistema. Sei costretta a rinnovarlo. Costretta? Non partire. Ma cioè, come costretta? Se mi fanno firmare ci scrivo. Perché gli ignoranti agli aeroporti non ti fanno passare. Questo è per gli ignoranti, questo è per chi non ancora ha capito che siamo liberi, quelli che lavorano. Com'è? Allora, la stessa cosa che vale per il passaporto, mi serve tu non l'hai e non lavori, vale per la patente, mi senti, non ce l'hai, non guidi. Io guido, non mi hanno fermato, nessuno è venuto a fermare, lo sanno benissimo, perché viaggio. Che paura hai? Che il carabiniere viene... Ma stai passando un'altra cosa, noi passiamo che guidiamo, tu passi che viaggi. Puoi dire che è molto importante che tu pensi. Beh, quando arriva la polizia dice, c'hai la patente per guidare? No, perché sto viaggiando. Oggi sto viaggiando, non sto praticando commercio. Commercio è guidare... l'altro condurre, questo è commercio. Se questo è un'auto subito lo sequestro, sicuro? Ma l'avete provato? Oggi l'avete provato? Vabbè, oggi no. Scusate, io preferisco andare ragazzi, scusa, io ho bisogno di pagare. Sì, sì. Se non mi mandi 9 lettere,
Sequestrano la macchina, sì, agli ignoranti, non a quelli che hanno gli occhi aperti, perché sanno di commettere frode. I sovrani, gli amici. No, i carabinieri non lo sanno. Il sistema lo sa. Il sistema lo sa. Giudice dopo. Sì, il sistema lo sa. Il sistema, quelli che lavorano con il sistema lo sanno. In Australia tutti, alcuni dei miei amici sovrani hanno deregistrato la macchina, così non possono attaccarla. La mia non è registrata, io la conduco senza, io ho fatto la tabella di registrazione da me, anzi l'ho comprato da un sito che li fa per sovrani. Tabelle, si chiama tabelle? Targhe, c'ho la mia targa, per conto mio. E quando vengono a spiare con quelle cose, il computer per vedere chi non ha pagato le multe, questo non funziona. Perché? Che fanno? Niente, perché se toccano quella macchina lì, brutta. Quindi anche tu hai la macchina come quella di Sanno. Sì. E dove te la fai andare? Così levi il problema della licenza, la patente. Ma è perché ci si arriva. Ci si arriva. A un sito. Scusa, e per i figli, cioè quando ti viaggi con questo certificato, diciamo, dove praticamente in pratica si sdoppia la persona, tra virgolette, una è quella giuridica che sta sul foglio alla quale rispondi per il sistema in vigore, e l'altra sei te, luce, un'incarnazione, sangue, però per i figli, cioè se loro ti dicono ok, allora il figlio è della persona giuridica, perché sul certificato di nascita del figlio c'è scritto il nome del genitore che corrisponde a quello del certificato di nascita, che è la persona giuridica. Quindi potrebbero dirti ok, allora il figlio è del genitore persona giuridica oppure no? No, è sempre di Dio. Sono divini e noi abbiamo cura di loro perché abbiamo diritto di aver cura di loro. Di nuovo puoi fare la dichiarazione per i figli. Ok. Oh sì. Cioè, sì, è chiaro, sì. Che c'è qualcosa che io ho fatto prima caccia su di me. Liberali. E poi una volta che... Ma è vero che fino a 7 anni delle basi, e poi dopo 7 anni sono... Non è per fare. Anzi, potrebbe fare anche quello. Potrebbe anche fare quello, perché la bambina è più giovane di 7 anni. Siamo vittime delle loro... E ce le stiamo rimettendo a posto piano piano. Se possiamo andare avanti con questo, per favore. Questo è un esempio di una lettera. Ogni giorno mi arrivano lettere che scrivono gli sovrani di tutta la terra, in ogni paese, incredibile, le lettere che ricevo. Questo è un esempio che per me è proprio risonato con me, è molto bello, nel quale scrive al Papa e dice, sei stato papà sì per un periodo di tempo, per ora, io sono papà, io faccio il papà, io sono in controllo di me stesso, non avvicinarvi, vi amo, voglio pace per voi, che tutto possa andare bene per voi, vi perdono, io sono libero, fuori del vostro sistema. Così scrive. Beh, tutti i giorni vedo diversi punti di vista di come la gente sta uscendo dal sistema, dando una notificazione, perché non l'abbiamo fatto prima, perciò siamo ancora. Allora, la Helena Blavatsky nel 1860-70 ha fatto capire dove viene il sistema di controllo. Esiste un'altra classe di adepti, apparentemente anche essi ad una confraternita e più potente di qualsiasi altra. Essi devono essere classificati come adetti di magia nera. Essi sono i nostri padri, cattolici romani e il clero, 100 volte più dotti in simbologia segrete e nell'antica religione di quanto i nostri orientalisti saranno mai. Ci sono cabalisti a Roma e in tutta Europa e America, acculturati
più profondamente di quanto si sospetti. Così sono le fratellanze di adepti neri più potenti e pericolose di qualsiasi gruppo di occulti orientali. Fa spavento proprio, eh? Poi, dall'altro lato, questo Thomas H. Burgoyne, che ha scritto il libro che, quando avrai letto questo libro, è il seguente volume, secondo questo volume, primo, La luce di Egitto, da Thomas H. Burgoyne. Se non, qui c'è tutto il sincretismo, c'è, qui c'è un capitolo sul satellite scuro. Quindi qui spiega, rivela l'origine spirituale della malvagità sulla terra. Già abbiamo visto Elena Blavatsky che ha detto che gli adepti più forti del mondo sono i cardinali a Roma, magici, nera. Questo, magia nera. Il riferimento poi comincia così, comincia a spiegare che il corpo umano ha sette chakra, sette organi spirituali, sette livelli di consapevolezza. Comincia così e spiega che ogni pianeta è fatto nella stessa maniera. In riferimento alla costituzione ermetica dell'uomo, come esposta nel capitolo 2, sezione 2 di quest'opera, si vedono le sette divisioni dell'uomo e poi, tenendo a mente che il pianeta abitato dall'uomo è anch'esso un'entità individuale e possiede una costituzione in sette strati corrispondenti in ogni aspetto alla costituzione dell'uomo, così in alto, così in basso. Si lasci che egli applichi la legge ermetica su se stesso, come in basso, così in alto, come in terra, così in cielo. Ora, questa sfera magnetica del nostro pianeta corrisponde esattamente al lato animale dell'anima umana, è ciò che viene descritto con il termine occulto di satellite oscuro, ed è il chakra animalesco del pianeta Terra, che è stato a perihelion per 2000 anni. E gli antichi filosofi ci hanno avvertito, Platone, Pitagoras, hanno avvertito che nel periodo bronzo cominciava a sentirsi questo satellite, prima nell'argento no. E poi, dopo il bronzo, quello di ferro, sarebbe il peggiore, perché perihelion vuol dire più vicino. Quando per esempio un pianeta va in giro ad un altro pianeta, i pianeti seguono. Quando in un'orbita, diciamo, così si descrive in due dimensioni in astronomia, questo sarà il Sole, qui la Terra, al apoelion, e questo sarà perihelion, giusto? Mm-hmm. Yeah. Quindi questo è perihelion perché è più vicino. E questo è apoelion. Questa sfera è stata a perihelion per 2000 anni e nel 1881 cominciò a ricedere. Ricedere? Ricedere. No. Recede. In inglese qualcosa che pian piano si allontana. Recedere. Il satellite oscuro, la luce dell'Egitto, questo è il capitolo, ok. Qui dice, in primo luogo, questo pianeta
una sua propria organizzazione completa ed è governato da leggi ben definite, la natura delle quali può essere conosciuta osservando pazientemente gli istinti meno misericordiosi della natura animale inferiore come si manifesta nell'uomo, dove la consapevolezza etica è assolutamente mancante. I nostri notiziari quotidiani, poi lui parlava nel 1880, i nostri notiziari quotidiani raccontano continuamente ogni sorta di crimini efferati contro Dio e l'uomo. In tutta questa disgustosa sfera ci sono molte razze di esseri spirituali, molti dei quali posseggono le più alte vette di furbizia e intelligenza possibili per il piano animale. Ecco, queste creature non sono né elementali né particelle elementari, ma perfidi esseri che producono la stragrande maggioranza delle sofferenze, delle miserie che affliggono l'umanità. Sono gli agenti occulti attivi di questa quella potente confraternita all'interno del mondo spirituale che ha la sua espressione esterna e la sua corrispondenza nella fratellanza conosciuta sulla terra come i magi negri, o i confratelli inversivi, proprio quelli i quali menzionò Elena Blavatsky prima. Queste due fratellanze e cioè le guide spirituali e le potenzialità del satellite oscuro nel piano astrale e le scuole di magia nera, vizio e crimine sul piano fisico costituiscono le due metà del desiderio di malvagità dei pianeti. Loro sono comandati da questi, sono spiriti organizzati, animaleschi, fortissimi, e sono stati proprio avvantaggiati con questo periodo di Perihelion, però ora ogni giorno si stanno allontanando. Sono gli arconti? Più o meno, come no? Ogni pianeta. Loradores, gli arconti, non so se sono cose. No, però no, gli arconti, dici? Gli arconti, sì. No, gli arconti sono sia bene che gli arconti sono Giove. Sono essere positivi. Giove, Saturno, questi sono gli arconti, sì. I sette. Questi veramente sono gli arconti. Però questi sono. Questa è una razza di creatura che è ancora animalesca, ricordiamo gli amici di Ulisse, che la luna li ha ribalzato fuori di ritornare a questa sfera, la sfera oscura. E lì devono soffrire o incarnare. Imparare a fare camminare la via giusta anche loro. Poi il modo in cui questa energia magnetica velenosa è proiettata dal satellite oscuro alla Terra è completamente inversivo, e i padroni e magici gli ierofanti fanno uso di questa forza inversiva per distorcere e corrompere la terra in ogni modo. I poteri e le influenze attribuiti a certe razze di esseri astrali dagli autori della Perfect Way appartengono in realtà ai padroni e agli angeli malvagi del satellite oscuro, che distorce ogni pietà, senza pietà, ogni arcana verità in un dogma teologico, in parte errato, facendo in modo che la mente umana presupponga la forma ingannevole delle apparenze della verità e della logica. Ma la forma ingannevole è dopo tutto una fragile sofisticheria quando soggetta all'occhio indagatore consapevole dell'anima. Conseguentemente sono sempre quelli che sono informati solo a metà sui misteri della natura, i mezzi iniziati, per così dire, che cadono nella trappola. Qui si vede l'occulta verità del proverbio: le mezze verità sono pericolose.
qui si parla delle anime perse, ok? Non lo leggo perché è lungo, però per la macchina fotografica e camera, perché c'è un tipo di anime che vanno perdute per sempre. Ci sono tre tipi, due i quali si possono anche salvare. Non vi preoccupate, non siamo noi di questo. Bisogna essere proprio crudelissimi, crudelissimi per appartenere. Cos'è un pedofilo se non crudele? Per strappare l'innocenza da una persona senza potere. Qui c'è la prima e la seconda classe, questi sì possono cambiare gli elementi e sublimare il piombo in oro, però questa classe no. La cosa che volevo leggere è il fatto che la ragione per cui non vanno via, perché noi aspettiamo che vanno via, i papponi sfruttano della nostra energia, sono vampiri, pirati, perché distruggono la terra per ovunque vadano, e vogliamo che, è abbastanza, andate via. No, alcuni non andranno via, dobbiamo capire questo, perché dopo la perdita del corpo fisico dirigono il ciclo dell'esistenza magnetica all'interno di spazi e rimangono infine attaccati allora dov'è? Quali sono quindi le tre classi? Il punto era che quando questi tipi muoiono è la morte per davvero. Questo in scrittura si dice la seconda morte. Sì. Quindi, però questi sono proprio accaniti. Esistono. Non vanno via, però andranno via. Sì. Si incarnano anche loro come noi. Loro hanno delle esistenze proprio sul nostro stesso piano fisico. Rivestono forse anche dei ruoli chiavi, in parte forse. Sono quelli che governano questo. Sono proprio quelli, perché non vogliono sganciare questo bello sistema di controllo che hanno avuto per 2-3 mila anni. E stanno lì, stanno nelle nostre città, lavorano per i massoni, sì. Certissimamente. Una volta la massoneria era pura, cristianità era pura, islam era pura, infatti loro accettavano astrologia come una scienza ufficiale. E poi l'hanno portata a Marsilio Ficino qui a Firenze e lui ha tradotto tutti ed è il più bravo astrologo che questa terra abbia mai prodotto. E perché quindi non se ne andranno? Alcuni di loro non se ne andranno? Perché è la morte per davvero, per sempre. Quando muoiono. Cioè noi dobbiamo aspettare. Hanno il nostro stesso ciclo vitale. Yeah. Sì. Il ciclo è uguale al nostro, diciamo, biologicamente parlando. Cosa intendi con non se ne andranno se comunque la morte poi li porta via? No, dico, non reggono, sembra che... non desistono, scusa, mamma mia, grazie. Allora, non desistono, continuano le scie chimiche, non tolgono il fluorito dell'acqua, quindi c'è un bel lavoro da fare, sì, lo sappiamo. Però dobbiamo essere i primi a alzare la mano. E lo siamo, ecco perché siamo qui. Santos? Yeah. Scusa, ma allora noi saremo i tre volte morti, noi, che poi non muoiono? Non capisco. Se loro sono alla seconda morte, è perché sono più indietro nell'evoluzione, no? No, la seconda morte è quella per sempre. Ah, ok, quindi sono... Questa che subiamo noi nella trasmigrazione che abbiamo avuto tante, quello non è la... questa è la morte, si chiama la morte, è la prima morte. Ah, okay. La seconda morte è un'altra, è col fuoco, cioè... Quando l'anima viene... Yeah.
La morte eterna. Per quelli la morte eterna, sì, per gli altri no. Non esiste la seconda morte, per noi non esiste la seconda morte. No, no, bisogna, bisogna essere cattivi. Oh, cattivissimi, come questo qui, forse. Una domanda, ma tipo il fatto, no, che tutto è uno, cioè la New Age ha portato in un solo, anche tante religioni antiche, no? Tante, tutto è uno, il male non esiste. Perché quando viene integrato, no, si va oltre il bene e il male, per cui non esistono neanche i buoni e i cattivi, i bianchi e i neri. Come si concilia con questa cosa di noi buoni e loro cattivi? Loro non ci sono più. Il cattivo è necessario e fa parte del male, nonostante. In dualità, se noi vogliamo che lo siamo, che siamo proprio nel dualismo, possiamo vederla con la prospettiva del dualismo, però si può anche entrare nella prospettiva una, unita, unity consciousness, unicità, grazie, e vederla così, perché questa è verità, però è come una mezza verità, perché Thomas H. Burgoyne dice, sì, c'è chi dice che questo, no, questa illusione non è vera per niente, eppure per noi è vera, no? Dalla prospettiva, da questa prospettiva, però dalla prospettiva che delle altre dimensioni nei quali siamo, non è vero, c'è differenti prospettive. Dalla causa dove siamo proprio ora, lì, questo, tutto questo è una storia, una favola, è un Vangelo, una tragedia, una canzone, un verso, un ballo. Non è vero. Però siamo nel mezzo di questo ed è, da questo punto di vista, è vero. Caligula, poi le cose che ha fatto lui, la ragione per cui porto avanti queste informazioni, perché potere corrompe, potere assoluto corrompe assolutamente, e questi tipi hanno troppa paura, si chiamavano dei, tanto che fino a questo giorno la monarca di Inghilterra ha diritto da Dio, secondo lei. Com'è? Possibilmente, sì, possibilmente. Senz'altro dal punto di vista spirituale, sì. Non so fisico, perché io non ho visto mai una persona shape shift, come si dice. Sì, però questo è un fenomeno che molti invece l'hanno visto ed è stato pubblicizzato abbastanza. Forse è un'esperienza della quarta dimensione, direi, che si vedono, delle volte si vedono cose strane anche. Il giorno dopo. Sì. Dave Reich è andato in giro per tutto il mondo, ha anche intervistato il capo dei sciamani del Zulu, Krudo Mutwa, che ha spiegato chiaramente lo stesso che ha spiegato altri che lui ha intervistato, che sono stati sottomessi a Monarch, Tavistock, che hanno spiegato la stessa cosa, che hanno visto questi, la regina e tutti shape shift, hanno visto un'altra come una lucertola nell'aura di questi tipi. Qualcuno ha detto, ogni tanto si vedono degli occhi, Sì, sì, sono di un'altra razza spirituale. Sì, sì. Scusa Santo, sì. Per esempio a me è capitato di vedere un video che poi è una serie di 17 video, si intitola Hidden Hand, colloquio con un illuminato, dove praticamente c'è un colloquio fatto tramite un forum via messaggi, dove questo presunto illuminato, che lui si definisce dalla parte dei cattivi, dice che lui deve fare delle rivelazioni perché è obbligato ogni tot di tempo, adesso non mi ricordo quanto tempo, a
dare delle informazioni. E appunto spiegava un pochino dei piani astrali e tutto, e del fatto che loro sono esseri di quarta dimensione negativa, per cui devono fare anche loro il loro percorso spirituale, in questo caso dalla parte negativa, per evolvere. Sì, sì, perché però sono anche nient'altro. Anche là si ritorna al discorso che sono obbligati a dirtelo, e forse ritorna al concetto dell'onore. Sì.